Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie di Uncharted 4. Allora, iniziamo il nono capitolo. Come avete visto, il titolo è Gli Uomini Retti e guardiamo un po' cosa bisogna fare. Ci eravamo lasciati qua in attesa, diciamo, di esplorare e capirci un po' di più sulla storia in generale, ecco. Quindi niente, andiamo avanti, vediamo un po' cosa scopriremo. Come sempre, come di consuetudine, vado allo scazzo totale, le strade, no? I percorsi da fare che reputo corretti, le faccio sì alla di prima, cioè, vado in base come sempre al mio istinto. E per ora bene o male, mi è andata quasi sempre bene. Bellino lui comunque, eh? Devo dire che uccelli mi è rimasto. La fallita. Facciamola. Cos'è un secchio? Un secchio? Un secchio davvero. Ok. C'è l'acqua lì? Sì. Andiamo a riempirlo, adesso. Vai. Magari, cioè credo. Non lo so. Vai. Così. Oissa. Secchio pieno. Passamelo. Metto in quella specie di ruota. Vediamo cosa servono queste ruote. Ok, penso di aver capito cosa succede. Ha a che fare con le tre croci? Sì. Secondo me sono Gesù. Allora, lì c'è delle croci, più uguale. Vedo tre croci. Chiara, diciamo, chiarina e scura. E sopra, boh. Mi sa che è una cosa lunga. Facciamo così. Ci rivediamo a fine enigma, eventualmente. Sperando di non metterci tanto. Allora, forse dovrei avercela fatta. Io, boh, ci ho messo il secchio lassù. Perché comunque se non è qualcosa e c'è luce ci deve andare. Quindi boh, andiamo bene. Ok, dovremmo esserci. Scopriamolo. Vediamo un po'. Oh. Vai. Tieni premuto, boia, che ansia. È andata. È andata. Non è uscito nulla di spunzone. E ce l'aveva messo il secchio comunque. Che poi c'è l'acqua, se poi vuoi, già fa tutta questa sigla. Perché c'è scritto kebab? Ho letto solamente kebab, non ho letto la frase. Quindi sarà una attenzione. Sono appunti dell'altri, vai. Ieri ne ho comprato all'IKEA, vai. La figura a cui Avery e i suoi uomini erano molto legati. Prova semplice, semplice. Ma forse non è l'unica. Mamma mia, capito mori. Strano, non sarebbe una novità, schiantà con me. Però vabbè. Vieni qui, ti spingo su io. Arrivo. Ok, immagino che dovremo salire su quel ponte distrutto. Buona idea, vediamo di salire.
Seguimi. Ti seguo. Vai però, Ciccio. Non renderci la vita impossibile. Penso fosse più facile quando i ponti ai passaggi erano integri. Forse siamo arrivati con 2 secoli di ritardo. Vediamo cosa c'è qui. Sì, sto attento alla... Ai. Piantala. Vedo una luce qui. Addio, dove siamo? Ah. Ok, sulla strada di qua. Niente di interessante ai dormitori? Nulla, a parte lapidi con iscrizioni forbite. Finiti gli scavi alla sala capitolare? Sì, signore. Anche i siti a nord-ovest sono aperti. Che mi dici del perimetro sud? Non ancora. Spostare la gru prenderebbe un giorno. Nadine. Fatelo. Intanto vedete cosa recuperate senza. Invio subito un paio di uomini. Ottimo. Rafe, sei venuto a capo dei manoscritti. Avresti un minuto? Tienimi aggiornata. Sì, signore. Hai sentito? Hanno trovato una nuova ala sotto la cattedrale. Oh, sì. L'hai vista? No, perché? Perché non è rimasto molto dopo la loro opera di recupero. Sì, i miei tendono a esagerare. Si muovono come elefanti da guerra in una cristalleria. Ma hanno fatto più progressi in 2 giorni che noi in mesi. Progressi? Non posso analizzare macerie. Ok. Ok. Grazie. Dirò loro di avvertirti prima di adottare soluzioni drastiche. O puoi dirgli di stare a cuccia finché non avrò esaminato i pochi indizi inesplosi. No, non possiamo perdere altro tempo. Con tutto il rispetto, in questo ho un briciolo di esperienza in più rispetto a te. Abbiamo provato a modo tuo. Stronzata. È da quando sei qui che vuoi radere tutto al suolo. No! Fosse stato per me, avremmo rubato quella croce prima che arrivasse all'asta. L'asta a cui non ho potuto portare i miei uomini per eventuali imprevisti. L'asta era il modo più prudente per arrivare alla croce. Ma invece di seguire l'istinto, ti ho dato ascolto. E ora abbiamo concorrenza. Non pensavo sarebbe venuto. O forse volevi che ci seguisse. Oh. Che motivi avrei per volerlo? Perché pensi che ti serva. E forse è vero. Il fatto è che sono stanca di essere prudente. Se il tesoro è qui, lo troveremo. Altrimenti, beh... Forse è tempo di passare oltre. Ehi, niente di personale. Ovvio. Ti avviso se trovo qualcosa. Ti cazzà, Rafe. Dai, sta tranquillo. Muoviamoci prima che facciano a pezzi il tesoro. O che comincino a darci dentro. Aspetta. Dici che lei ha ragione? Su cosa? Su Rafe e il suo volerti qui. Finché non guida il gioco, che male c'è? Non importa. Di quale nuova ala stavano parlando, secondo te? Ah, ok, capivo se l'avevo fa. Sala secondaria, perché qui ci siamo solo. Allora, vediamo un po'. C'è una sala laggiù, come ci si arriva? Lì ci si può arrivare? Aspetta, provatemi. Provo a fare una cosa, vediamo se l'ha avuto di fuori o no.
Posso calare? Ci arriva? Oh. Yes! E andiamo. E anche stavolta l'istinto, perché ormai in questo gioco ne sentirete parlare, ne avete sentito parlare in maniera impressionante del mio istinto, ha ragione. Sì, ormai fa parte della serie l'istinto di Simone. Ora la regola ci si può saltare, cioè ci si arriva, un po'. Alla grande! Ne devo andare, vedi va. Boh. Bene, ci stiamo avvicinando alla cattedrale. Ma quel che ne resta? Devo ammetterlo, è molto più complessa di quanto mi aspettassi. Allora, c'è un'altra cosa lì. Alle 1. Ok, proviamo. Ci tiene. Ma guarda lì quante funzionalità ha queste casse giganti, queste casse robuste. Ok. Possiamo agganciare le corde a queste. Ottima idea. E la sciocco qui perché mi sembra l'unica buona. Poi si arriva laggiù. Boom. Proviamo a buttarci. Ci si può allungare? Il massimo è così. No, che di più. No, così. Vai. Vediamo se ci si arriva ora. Sempre se va fatto così. Oh. Yes! Non è culo. Sta andando tutto bene, toccandomi le palle. Non dispiacerebbe un po'. Beh, da qui non si passa. Come proseguire? Se questo posto non stesse cadendo a pezzi, forse saremmo di nuovo in trappola. Andà di là. Oddio! Mamma mia, mamma mia. Ma cioè, bisognava scalare così male. Immagino che ora la prova cos'è? Sia. Cos'è? Diciamo ad arrivare in campo. Boh. No, non ho voglia di leggere nulla. Poi se non mi riuscirà andare avanti, è importante leggere, lo leggerò. Ok, proviamo. O la va o la spacca. Vado. Non ce la fa così. Ci arriva lì a rampino qualcosa. Come butto. Yes, ci arriva. Guarda che salti antifisici dentro. Ah, stanotte. Ho trovato un contrappeso per la nostra altalena. Pesa più di me. Ora vola, muore. Boh, tipo catapulta. Vabbè. Il meccanismo è stato simile. Tocca a me ora. A me mi sarebbe sbriciolato così. A pensarti magari si rompe. A vedere, fatemi girare. Grazie. Ma guarda un po', si è rotto tutto. C'è da rinfilarci la mano, sperando sia una trappola. Mi abituerò mai. No, non mi abito. Addirittura è apparito anche in filmato. Un'altra croce. Hanno questa sopra qualche gioiello. Ehi, non toccarla. Perché? Guardala. È l'unico oggetto prezioso qui dentro. Giusto. È un altro test. Avidità. Già.
o il suo opposto. Bene, allora... Per me sono le monete. Sei sicuro? Abbastanza. Mi basta abbastanza. Ok, allora solo una. Abiti, ovvio. Fa che non sia una trappola. Aio. Wow. Guarda ganzo. Riconosci la forma? È il Madagascar. Guarda, questa stella. È Kings Bay. Sì, lo è. Figlio di puttana. Gli piace giocare. Che vuoi dire? Avery, sta giocando con noi. Avrebbe dovuto essere qui. Dov'è quel maledetto tesoro? Eh? Intendo Kings Bay? Perfetto. E poi? Il Polo Nord? Nello spazio? Nathan. Agli uomini retti. Il paradiso eterno. Lui stava reclutando. Chi reclutava? Avery! Reclutava persone. Reclutava per cosa? Paura. Ma aspettavo. Merda. Signori, state facendo troppo baccano. Posate le arrivata. Armi. Lentamente. Con te un conto in sospeso. Defenestrarmi non ti è bastato. Rafe. Rafe, rispondi. Sono al cimitero. Nadine, sono stati qui. Sì, e ora sono qui davanti a me. Cosa? Dove sei? Torna alla cattedrale. Segui fuori. Arrivo subito. E per carità, aspetta a spararmi. Allora devi muoverti. Kings Bay. Sì, tuttavia... Dove a Kings Bay? Ti servirà quella croce per scoprirlo, ma... solo due persone sanno spiegarti come usarla. Fammi indovinare, voi due. Se speri che ci arrivi, Rafe, ti servirà molta pazienza. Mi spiace, ragazzi. Non sono qui per negoziare. Voglio il crocifisso. Non è un crocifisso. Cosa? Beh, tecnicamente un crocifisso ritrae la croce che... Sai cosa? Lascia perdere. Non toccarlo! Che fuori. Parte da bene, giusto sì, perché loro due... Il culo ne parliamo. Addio. Via da lì, ti copro. Ok. Sto bene. Devo saltare giù da qui. È la mia occasione. Dai, vai. Ma vai che casca tutto, mi... Schiattio! Cazzotto nel viso. Beh, allora c'è la pistolina. Peggio per voi. Qual è il piano? Sto lavorando. Posso salire qui? Beh, ora... Non male. Ora di paranoia per cosa può essere roba qua. No. Ehi, Sam! Arrivo! A nessuno c'ha un fucile decente, c'è un'arma diversa, boh. O la K, sì. No, eh? Non ne uscirai!
Quello sempre c'è la pompa, quello di lui, non lui, eh. Sì. Non è fucile a pompa che è cosa di simile. Ma io voglio la K, eccolo lì. Cava, una la torrietta. Io sì, schio, schio, schio. Oh, l'avete ammazzato per mongoloide della torrietta. Eccolo lì, ma è morto. Andiamo, scappiamo, sbattiamocene con gli occhi. Eh? Davanti, ammazziamoli. Però quelli dietro lasciamo indietro. Sbattiamocene con gli occhi. Schio, Dio buono, devo dargli un cazzotto barra pedata al volo. Allora c'hanno anche i mirini laser, come se non bastasse. No, cos'è, tipo cecchino, non mi interessa, grazie. Ci sono tutti sparatori energia, tutti questi osivi nemici, e me a pensare a quante volte potevo morire se giocavo una difficoltà decente o addirittura se magari non c'era la mira assistita. Poi vedi. Dove devo andare? Ah, devo a scavare, vedrai. Eh sì. Ho visto già qualcosa prima. Mamma mia, pensavo di essere riascato. Riascare a morire. Diceva che il tempo è splendido in questo periodo dell'anno. Io non vedo niente. Continua a scendere finché non arriviamo in acqua. Non scende finché arriviamo? Sam! No, non fa detto, qualcuno ha capito. Tiriamo a scendere. No, dove vai? Sono morto. Però devo andare di là. Maremma canede. Ma meno male si riparte di lì, più o meno. Vai, schiocchiti. Qui devo scappare. Molto bene. Vorrei sapere quanto manca però. Finito tutto, non lo accorgo. Vediamo, devo andare di là davvero, con l'abbia buttato di fuori, no, a quanto pare sembrerebbe che l'abbia azzeccata la strada, perché non sali, maledetta la miseria, sali cazzo. Ok, vai. Adesso devo fare. Aiuto, cosa devo fare? Mi devo buttare, no, cosa devo fare? Ma devo andare di va, mamma mia, bottati. Cosa devo fare? Devo buttare in acqua, vedrai, mi butta in acqua. Vai, vediamo, l'ho azzeccata. Vai, 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 vai.
Ma si è fatto. Olle. Poco, eh? Hanno sparato al mio dannato aereo, Nate. Sì, stiamo bene, grazie. Quanto ci vuole per il Madagascar? Niente tesoro. Non ancora. No, ma che dici? Guarda, siamo ricchi. Cazzo. Beh, è un inizio. E il resto sarebbe in Madagascar. Beh, c'era una sala con un'enorme mappa del Madagascar sul pavimento, perciò... Sì, forse si trova lì. Inizio a pensare che sia una perdita di tempo, ragazzo. Ehi, il tesoro non è mai stato in Scozia, ok? Mi sfugge il senso di tutto questo, perché la croce di San Prisma? Ti ho detto, penso che Avery volesse reclutare uomini. La croce era un invito, le caverne una specie di iniziazione. Quindi abbiamo superato l'esame? Complimenti, Victor. Per te, una benda e un pappagallo. Non capisco. Perché tutta questa trafila per scegliere delle persone? Era per proteggersi. Ok, Avery era l'uomo più ricercato del mondo all'epoca. Doveva trovare gente di cui fidarsi per tenere segreto il loro tesoro. In che senso, loro tesoro? Sì. Beh, pensaci un attimo. Thomas Tew era già un pirata di grande successo. Perché mettersi in società insieme ad Avery? Penso che Avery abbia dato le croci solo ai pirati che riteneva ricchi come lui. E se avessero raccolto e nascosto i loro tesori insieme? Al confronto, il carico della Gunsway valeva pochi spiccioli. Esatto. Oh, mica male. Di preciso, in che punto del Madagascar siamo diretti? Kings Bay era un vecchio covo di pirati ai tempi di Avery. Lo conosco, un'area estesa. Nulla di più specifico. Beh, la sala della mappa è completamente crollata, perciò... Che hai da ridere? I superstiti delle caverne, le reclute, cosa portavano con sé una volta usciti? Qui sopra c'è un vulcano. E c'è un vulcano anche a King's Bay. Sì, vabbè, ora grazie alla monetina riesco a capire dove devo andare. Vabbè. Si vede in gioco, Sony. Ci sarà della pubblicità? Ma chi lo sa? Chi lo sa? Ehi! Ehi, Nate! Ciao, tesoro! Oh, ciao! Avevo provato a chiamarti. Stai bene? Sì, certo. Perché? Sai, al notiziario hanno detto dell'alluvione. Forse andare in Malesia nella stagione dei monsoni non è stata una grande idea. Sì, infatti. Già, ci ha complicato un po' le cose, sai. Qualche danno agli strumenti, ma nessuno si è fatto male. L'importante è che stiate bene. Quindi iniziate domani? Ah, è rimandato, tutto. Pare che ne avremo ancora per una decina di giorni. Oh, 10 giorni. Ehi, che ne diresti se comprassi un biglietto aereo? No, non è il caso. Va tutto bene, sai... I ragazzi tendono sempre a stare larghi con i tempi. Sono sicuro che serviranno meno giorni. D'accordo. Non fare le cose di fretta, sii prudente. Sì, certo, come sempre. Senti, scusami, devo andare. Jameson mi sta chiamando. Ok. Ti amo. Ti amo anch'io. Rimasta di merda. Eccoci qui, Madagascar, il vulcano. Siamo già arrivati. Cosa dicono i satelliti, Victor? Monetina. Se quella è ruggine, ci pilli il tetano, sì. No, vabbè, giochiamoci. Sai cosa non perde mai il segnale? La carta. Allora, questa strada dovrebbe portarci dritti al vulcano. Forse si ballerà un po'. Iniziamo a muoverci. Ok. Ok. Via, ah no, niente. 10, 12 soldi. Cosa sperate di trovare qui?
come ormai di consuetudine, appena viene scritto il capitolo nuovo, cioè il titolo con il numero del capitolo nuovo, di conseguenza si conclude quello precedente e in concomitanza si conclude anche l'episodio. Quindi, come penso avete capito, l'episodio si conclude qua e niente, ci vediamo a quello dopo. Spero che anche voi siate curiosi quanto me nel sapere cosa accadrà e quindi vi aspetto. Insomma, detto questo, vi saluto. Ciao, ci vediamo al prossimo capitolo / episodio.